buongiorno a tutti. Oggi siamo in compagnia del nostro pro staff Oscar. Siamo venuti a Laghi di Ceretta, in provincia di Torino. Oscar, dici qualcosa di questo lago? Niente, questo è un bel laghetto di acqua sorgiva, come potete vedere, come vedrete, è molto trasparente, è ottimo per fare il trutaria. Un laghetto importante anche perché si faranno i campionati italiani a coppia e niente, oggi proveremo un po' di prodotti Maver. Oscar, oggi ti ho portato l'Ara Game, la proviamo, la nuova canna di Maver, vediamo come va. Spiegaci un po'. Niente, l'importante è quando si allama un pesce, portarlo a riva. E nel trutaria l'importante è avere un guadino, mi raccomando gommato, rete gommata. Viene immessa la trota, per essere valida deve essere messa dentro il guadino, viene usato il release appunto per far sì che la trota non viene mai toccata con le mani, per non creare danno alla trota. Ok Oscar, allora direi che non ci resta che iniziare, le trote bollano e è arrivato il nostro momento. Ok, andiamo. Adesso proviamo a usare il release, che non sono capace, ma... E invece... No. Eccola! Bravo Oscar! Allora, l'importante è continuare a recuperare, perché siccome si usano ami senza ardiglione, per non recare danno alle trote bisogna sempre recuperare. Viene portata a guadino, in questo caso viene detta trota buona, viene messa nell'acqua e viene usato il release. L'ho presa con uno spoon da 1,8 grammi, colore arancione giallo. Stiamo pescando con l'Area Game, una canna da 1,80 m con un casting da 0,3 a 5 grammi. La novità, manico in sughero, che è l'unica della nostra linea ad avere questa caratteristica. Oscar, come ti stai trovando con questa canna? Pensi che potrai utilizzarla anche in gara? Sì, una bella canna, la userò sicuramente in gara come partenza e va benissimo sia per fare le gare ma anche per chi preferisce andare al laghetto e fare la pescata tranquilla. Novità di quest'anno sono sicuramente tutta la linea di spoon che sta aumentando di colori e di misure. E in un prossimissimo futuro ci saranno anche delle altre grosse novità. Oscar, tu le usi, vero, questi spoon in gara? Sì, sì, adesso siamo partiti con questo spoon, come vedete giallo e rosso, la loro particolarità che hanno due colori, davanti e dietro, è la particolarità di questi spoon. Adesso siamo partiti con 1,8 grammi, adesso siccome le trote sono state bucate, dovremo calare di grammature fino a 1,1 grammi, 0,7, ci sono tantissime grammature, e vedere di cambiare anche colore. Io invece ho usato un fucsia con pallini gialli e retro marmorizzato scuro. Thank you.
la Maver, per completare il discorso del trout area, ha fatto anche gli split ring e gli snap in acciaio inox con forti tenute che vanno dai 10 per passare ai 15 fino ai 20 kg. Qui abbiamo una campionatura dei nostri modelli di spoon. Ci sono ovviamente molti modelli e molte grammature, e molte altre saranno in arrivo. Oscar, dici qualcosa di questi spoon? Ma diciamo che le varie differenze sono sia della forma che del peso, soprattutto in gara, quando iniziamo a fare una gara, la partenza si può fare con l'Albina, che è uno spoon adatto per le partenze. Poi man mano che andiamo avanti il pesce viene bucato e quindi tende ad abbassarsi e sceglie grammature più piccole, più basse, e quindi anche spoon un po' più piccoli come l'Iridea, che è un ottimo spoon. Poi abbiamo anche la Lacustre, se dobbiamo andare a scendere subito sul basso, e così via, e ci sono vari modelli. Oggi stiamo usando il nostro mulinello, l'MVR, nella misura 1000, fatto appositamente per questa pesca, un rapporto di recupero 5:2:1 e 5:1 cuscinetti. Questo è sicuramente un ottimo mulinello, recupero molto molto fluido, frizione micrometrica molto precisa, insomma un vero gioiellino. In bobina oggi abbiamo messo il nostro nuovo Special Spin, un filo che non teme i cambi di temperatura, con un bassissimo allungamento, stiamo parlando di un 50% in meno di un nylon normale, ottima resistenza al nodo e un buon grado di affondabilità, il che lo rende molto vicino a un trecciato, pur essendo un classico nylon. Il trout area è una pesca molto divertente, anche non a livello agonistico, è sicuramente un ottimo passatempo. Io che non la pratico come pesca prevalente, mi sto comunque molto divertendo. Oscar, mi stavi parlando di questo campionato italiano qui ai laghi di Ceretta? Sì, ci saranno le selettive del campionato italiano a coppie il 30 di questo mese, di ottobre. Oscar, cos'è che fa la differenza in un ambiente come questo? Niente, l'importante sarà capire le fasi di gara, quando sarà il momento di cambiare grammatura, di scendere sul fondo, quelle saranno le cose che faranno la differenza. L'importante è comunque allenarsi, perché serve per avere velocità nello slamare, nel portare il pesce a guadino, che nelle gare è fondamentale, soprattutto nei primi turni di gara. Allora Andrea, ti sei divertito, abbiamo fatto una bella pescata, una bella giornata, sì, davvero. Prodotti Maver, ottima qualità, mi sono proprio divertito, grazie ancora. Bene, grazie a te, è stata una bellissima giornata e sicuramente la riproporremo. Sicuramente ci vedremo nei campi gara. Molto bene, bocca al lupo per le tue gare. Beh, sì, grazie. Voglio vederti sul gradino più alto del podio. Speriamo, grazie. A te, grazie.